la scusa di aver comprato due birre artigianali la scorsa volta a San Martino delle Scale, presso l'abbazia dei monaci benedettini. Questa sera ripartiamo con il format Le rilassanti birre artigianali di Pitt. Questa nona puntata prevede l'assaggio della birra Ora Benedicta Blonde Ale, che abbineremo ad un piccolo tagliere di formaggi, come tradizione vuole per le birre d'abbazia. Dunque mettetevi comodi, indossate le cuffie e godetevi questa nuova degustazione. Siamo soliti fare, andiamo a leggere cosa è riportato sull'etichetta, giusto per avere qualche informazione sul prodotto. Ma prima ancora voglio farvi vedere questo bel tagliere di formaggi. Eccolo qua. Abbiamo del grana padano, dell'Emmental svizzero e della provola. Possiamo andare a leggere cosa è riportato sull'etichetta della nostra bottiglia di birra. Eccola qua, Ora Benedicta Blonde Ale. Partiamo con gli ingredienti: acqua, malto d'orzo, fiocchi d'avena, fiocchi di frumento, fiocchi d'orzo, luppolo, zucchero e lievito. Confezionato da Epica SNC, società agricola, contrada Filippello 1, 98069, Sinagra, Messina, per conto del monastero di San Martino delle Scale, Monreale, Palermo. Questa birra, ovviamente, è da 33 centilitri ed ha una gradazione alcolica del 6%. È una birra d'abbazia, come abbiamo già detto, e questo è quanto riportato sull'etichetta. Dunque direi che possiamo procedere stappando la nostra bottiglia. Versiamola nel bicchiere adatto, ovvero la coppa per birre d'abbazia. Questa è una coppa Leffe, come potete vedere. Si è venuta a creare un po' di schiuma. Attendiamo un attimo che si abbassi il livello della schiuma per versare la restante parte di birra. Intanto godetevi questo effetto effervescente. Direi che possiamo versare la restante parte. Ha un bel colore, devo dire. Ed un profumo invitante. Io bevo il primo sorso. Alla vostra salute.
si è abbastanza leggera e beverina, molto dissetante direi. Ma andiamo al nostro tagliere di formaggi. Forchettina e via con il primo pezzettino di formaggio, la provola. Sorsetto di birra. Naturalmente questa è una birra che non trovate comunemente in commercio, ma è possibile acquistarla soltanto presso l'abbazia dei monaci benedettini di San Martino delle Scale. Torniamo al nostro formaggio. Altro pezzettino di provola. Altro sorso di birra. Anzi, altri due. Come ho già detto ad inizio video, questa è una delle birre che ho acquistato presso l'abbazia dei monaci. L'altra la vedremo
che si tratta di una birra scura. E torniamo al nostro formaggio. Sorso di birra. Ragazzi, è così buona che si beve in un attimo. Sta quasi per finire. Mettiamo giù il formaggio con un altro sorso di birra. Avviamoci verso la conclusione del tagliere di formaggi. Svizzero.
sta per terminare la nostra birra. La nostra ora benedicta Blonde Ale, birra d'abbazia dei monaci benedettini di San Martino delle Scale, in provincia di Palermo. A proposito, ragazzi, vi è piaciuto il video della scorsa volta, il vlog ASMR a San Martino delle Scale? Se non lo avete ancora visto, andatelo a vedere. È molto suggestivo. Intanto concludo con gli ultimi due pezzettini di formaggio. Provola. Video rilassante termina qui. Spero vi sia piaciuto. Se così dovesse essere, lasciate un like ed un commento qui giù. Da Beat the Voice.